ciao bellissimi, questo è Electric Boo. Tempo fa ho smesso di fare questo tipo di video perché il riscontro non equivaleva alle aspettative. Però per chi mi segue da molto saprà che io adoro fare i vlog un po' particolari, filmici se vogliamo dire, nella mia totale ignoranza e incapacità ci provo. E per questa telecamera in particolare sto già accumulando strumenti decisamente interessanti. Per chi mi segue da quando l'ho presa l'estate scorsa sa che il primo obiettivo che ho preso per questa Canon M50 è stato questo 22 mm pancake, perché è piccolissimo, minuscolo, vedete, pip, sembra l'obiettivo di uno smartphone e io adoro questo obiettivo. Ma uno degli obiettivi Canon più utilizzati in assoluto è il 50 mm e viene chiamato infatti Nifty 50, perché è un must have di chiunque abbia una Canon. Purtroppo il Nifty 50 non va d'accordo con la mia M50, che è una mirrorless, e ho dovuto quindi prendere anche un adattatore. Yeah, quindi adesso diventa un obiettivo giganterrimo. Poi è già una soddisfazione il meccanismo. Ah, yes! E adesso lo sostituiamo all'obiettivo che sta riprendendo ora. E questo è il 50 mm. La cosa bella di questo 50 mm, e per cui è tanto amato, e per il suo prezzo contenuto, è perché ha una shutter speed di 1.8, che senza che vi sto a fare mille pippe, semplicemente è molto bravo a mettere fuori fuoco anche due cose a distanza ravvicinata. Vedete come il mio viso già è fuori fuoco? Una bassa shutter speed permette anche delle ottime riprese, foto a bassa luminosità. Ed è ottimo per i ritratti, come potete vedere, guardate che bella inquadratura. Quindi andiamo a provarlo, a testarlo un po' fuori. Io questo weekend ho questa fiera con Sabrina e tutta la gang a Bastia Umbra ed è lì che stiamo andando proprio ora. E sono arrivato a Bastia Umbra in realtà ieri notte. Io ci ho messo mezz'ora, loro, Ricky, ci ha messo 7 ore per venire fino a questo punto. Per ricapire, la situazione ieri era questa, tipo calzini nelle orecchie, robe strane, diciamo, robe spier. E Giulio si è preso un bellissimo ukulele che sa suonare alla grande, vero? Iscrivetevi al canale di Pica Palindro. Eccoci qui nella fiera di Bastia Umbra. Forse si sentirà casino, a meno che il microfono direzionale non faccia il suo lavoro come dovrebbe. E siamo nel backstage, vediamo se possiamo spiare qualcosa. Ok, c'è un po' di gente e adesso io volevo testare il Nifty 50, ovvero l'obiettivo da 50 mm. Quindi intanto installiamolo. Vedete ogni dettaglio del mio viso. Iniziamo con la testa di Ricky. Ci vede ogni dettaglio. Vedi ogni cosa, ogni sì. Luce. La luce è qui. È tutta lì. Benvenuti a Bastia Umbra, una nota località delle Marche, in Umbria, dove potete assistere a una fiera bellissima del fumetto, credo. Thank you.
Ok, ok, signori, si ritorna al caro 15 mm o proviamo il 22 mm da 2.0? Non lo so. Com'era l'altra? E così, non appena io sono arrivato insieme alla gang, sono stato vagamente criticato sulla crescita della mia barba, cosa che faccio più o meno una volta l'anno perché mi piace. E l'anno scorso ero riuscito a puntare a una barba stile vichingo proprio, tipo lunga fino a qui. E non so se lo rifarò quest'anno, però già così mi piace. Volevo raccogliere un po' di pareri da parte della folla, dell'audience, Sabrina, soprattutto non proprio mio, però va bene uguale. E sapere insomma se questa barba piace oppure no. Andiamo. Aspetta, secondo te la barba va bene così? È troppo? È poca? No, va benissimo. Di più? Se la faccio allungare fino a qui, è figa? No, sembra un padrone da voi. Ok. Ma secondo te la barba così ci sta? Sì. È carina? Abbastanza. Bene. Aspetta. Ascolta una cosa, ma questa barba così bella folta piace? È una bella barba? Ottimo. Ma questa barba è bella? No. Sì? Come è di fare a forma di gatto. Quindi così un triangolo ci sta, però invece fosse stile vichingo, così? No. No? Tutta bianca. Tutti me la bocciano questa barba vichingo. Tutta bianca. Tutta bianca. Ma vedi quella forma di gatto. Ehi, ciao gente, seguitemi, mi chiamo Ale Ceresi, do 2O. Ma questa barba, ragazzo. Bella, bella. Bella, bella. Lei che ne pensa della mia barba? Potresti accorciarla, secondo me. No, devo farla allungare di più. Sì? Dovresti allungarla allora. Ma questa barba va bene? È troppo lunga? Va bene, va bene. Va bene, che sei, vai. Ma secondo te questa barba com'è? Come no? Prima mi devi rispondere a una domanda. Va bene. Ma questa barba com'è? Bellissima. Grazie. Salve, ma questa barba secondo lei com'è? Bene. È una bella barba? Sì. Ottimo. Ma lei che ne pensa della mia barba? È molto secca, ma burrosa. È bella. Eh? È bella. Ah. Bene signori, abbiamo finito. Finisce qui questo episodio e cerchiamo di tirare un attimo le somme per quanto riguarda l'obiettivo da 50 mm e ciò che abbiamo fatto questo weekend. Sinceramente non so se l'avrete notato, ma ho giocato molto sia con il focus, ovvero la messa a fuoco. L'autofocus dell'obiettivo stesso è molto buono, ma molte volte metteva a fuoco quello che cacchio voleva lui e la cosa mi ha fatto perdere delle clip, tra virgolette. Alcune le ho utilizzate lo stesso, però da quando me ne sono accorto ho capito che la cosa migliore da fare è andare col fuoco manuale per quanto riguarda questo obiettivo. Nel caso in cui io utilizzi un'inquadratura come questa in cui io sto fermo davanti, questo non è il 50 mm tra l'altro, e avesse solo me come soggetto, sì, mi metterebbe a fuoco, ma quando ci sono tante persone l'obiettivo non sa chi cacchio mettere a fuoco, quindi magari io volevo mettere a fuoco qualcuno in primo piano e non so perché mi metteva quelli in secondo piano a fuoco. Magari non ve ne frega niente, probabilmente non mi interessa appunto per niente, ma io sono felice e soddisfatto perché questo 50
50 mm è quello con la shutter speed più bassa, con un prezzo simile, ovvero solo 100 dindi. Costa 100 dindi, di solito una shutter speed così bassa costa ben sopra i 400-500. Ovvio, non abbiamo lo zoom, è un 50 mm fisso, ma chi se ne? Ho fatto già certe foto a mio figlio, a dir poco epocali. E questa con voi è stata la prima volta che ho utilizzato questo obiettivo per le riprese. Fino adesso ci ho fatto solo foto. Vi ringrazio quindi di essere stati con me in quest'altro episodio. Molti di voi avranno visto il post enorme che ho lasciato nella community di YouTube, in cui con serenità ho deciso di intraprendere un certo percorso. Quindi vedrete molto più spesso video del genere, perché io mi diverto a fare questi. Mi diverto ad essere creativo dove ho voglia di esserlo, che sia il disegno, che sia i video. E non mi farò più problemi per quanto riguarda views o meno, ma più che altro sulla vera e sincera fidelizzazione, sul vero e proprio amore, se così vogliamo dire, che c'è tra me e chi mi segue per affetto e non per vaga viralità dei supertuber o dei video collaborativi con Sabrina e altri. Ho sentito solo Maurizio Merluzzo fare una cosa del genere 5 anni fa, su Cotto e Frullato. Ma o voi che siete qui esclusivamente per un supertuber ogni tanto o per qualche video un po' più virale, sappiate che questo non è il canale, non rappresenta il canale. Il canale Electric Poo è un canale in primis di una persona, ovvero io, poi del contenuto che fa questa persona. Se non è me che vuoi vedere ma soltanto cose virali e stupide, beh, disiscriviti al canale. Questo è quanto, alla prossima! Trovate il link in descrizione per iscrivervi al mio canale. Iscrivetevi al canale di Pica Palindromo. Iscrivetevi al canale di Pica Palindromo. Iscrivetevi al canale di Pica Palindromo. Iscrivetevi.